Esce all'improvviso dalla ciminiera del centro Oli di Viggiano, filmata dagli stessi operai fuggiti dallo stabilimento. Al vedere queste immagini, gli abitanti hanno di nuovo i brividi. In questi anni abbiamo assistito a di tutto, a fiammate, fumo nero, boati, scoppi, di tutto. Eppure qui, in Lucania, il cuore del cosiddetto Texas d'Italia, nell'impianto Eni costruito dentro il paese di Viggiano. E da qui sarebbe partito un inquinamento dell'aria e del suolo per il quale i carabinieri hanno arrestato 6 tra funzionari e dipendenti del centro. L'accusa per loro è di avere truccato i codici dei rifiuti liquidi pompati nel suolo e per gli allora responsabili dell'ARPA Basilicata di aver ignorato i valori fuori legge, e tutto sarebbe cominciato quando l'impianto Eni viene sfruttato allo spasimo e quasi raddoppia i barili estratti. Sostanzialmente a partire dal 2011, quando l'impianto viene autorizzato a incrementare il livello di produzione in termini di olio trattato. Ora l'Eni ha cacciato gli incriminati e corretto la linea produttiva, ma la paura qui resta, anche se le royalty hanno arricchito questi comuni e molti campano dell'indotto, come questo ristorante che stava per chiudere quando il centro Oli era sotto sequestro. Il titolare aveva pensato di mettere in cassa integrazione noi dipendenti e quindi devo accettare quello che mi offre la zona. Per Giambattista Mele, medico, la battaglia va oltre il fumo nero e si estende a cambiare le regole stesse. Le leggi italiane infatti concedono margini generosi rispetto agli standard mondiali e il timore è che si scoprano i danni alla salute solo quando sarà troppo tardi. E parliamo dell'acido solfidrico, che è uno dei gas più velenosi che esistano in natura. Se andiamo a fare il confronto tra i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e i valori stabiliti dalla legge italiana, questi sono circa 3.000 volte superiori. Ora conteremo solo i morti. Noi dobbiamo evitare quelli futuri.